Calata Timise Gesta si potrà visitare fino al 14 marzo prossimo presso la Biblioteca Comunale la mostra fotografica semipermanente denominata Gutta Cava Lapidem sugli orrori commessi dai totalitarismi del passato, sia nazismo e comunismo dei titini. Il tutto organizzato dal locale Istituto Francesco Vivona, nonché dalle volontarie del Servizio Civile Universale per l'organizzazione Cotulevi contro tutte le violenze. Ascoltiamo pertanto il primo cittadino Francesco Gruppuso ed ancora Antonella Cassira ed Angela Maiorana delle volontarie, nonché la professoressa di istituto Caterina Gucciardi. Non dobbiamo dimenticare quelli che sono gli orrori della guerra e quello che la guerra poi comporta. E anche l'auspicio della pace. Viviamo un momento in cui la pace sembra essere minacciata, quindi questa manifestazione è un richiamo fatto dai nostri giovani, è un momento veramente propizio per sostenere quello che tutti quanti abbiamo voglia, cioè di pace. Foibe ed Olocausto, assieme, come a dire, non ci sono martiri né di serie A né di serie B. I martiri sono martiri, l'orrore è la tragedia e noi dobbiamo rispettare la loro memoria e dobbiamo far sì di inculcare tutti quei valori fondamentali per i nostri giovani, giovani che spesso la società di oggi li porta in direzioni sbagliate, in direzioni poco morali, e noi dobbiamo riconquistare, e lo facciamo attraverso le associazioni, l'associazione giovane e attraverso i nostri giovani, attraverso la scuola. La comunità di Calata Fime che ritrova all'interno di se stessa il mondo scolastico, che è un mondo fondamentale per una comunità, per crescere bene e per vivere sani. Questa mostra è il risultato di una sinergia che si è venuta a creare tra noi ragazze del servizio civile, quindi tra l'organizzazione Cotulevi, sì, di Calata Fimise Gesta, e la scuola, nella figura della professoressa Caterina Gucciardi, che ha permesso tutto ciò. E tutto è partito il 27 gennaio, data che conosciamo molto bene perché è il ricordo della Shoah, però ci siamo chiesti perché limitarci a ricordare o a fare qualcosa confinato in quel giorno, se ogni giorno è importante il ricordo. Le tragedie sono tutte tragedie, non c'è una tragedia più importante dell'altra, a maggior ragione se pensiamo che una tragedia come le foibe è stata riscoperta molto dopo rispetto alla Shoah e ancora ora se ne parla poco. La memoria è fondamentale per scavare nelle coscienze e rinnovare il nostro no davanti a fenomeni di questo tipo. Per non dimenticare, coinvolgendo i ragazzi in questo evento per cercare di riflettere su quanto accaduto e fare in modo che non accada più. Il ricordo non è soltanto commemorazione, il ricordo è ammonimento, il ricordo è rivivere esperienza e soprattutto cogliere quei segnali che possano portare oggi nella realtà in cui viviamo a rivivere determinate tragedie. Quindi è un'esperienza rivolta soprattutto alla scuola affinché attraverso la conoscenza della storia determinati fatti, eventi, capitoli tristi che sembrano fare parte di una storia lontana ma che poi abbiamo visto che ci riguarda da vicino. Abbiamo scoperto che un concittadino di Calata Fime è stato deportato ed è morto in un campo di concentramento. Io, facendo una ricerca a casa, ho scoperto che mio zio è stato prigioniero durante la guerra e ho pure riportato dei documenti. Tutto questo è servito ad arricchire la nostra conoscenza e la nostra consapevolezza storica, che è fondamentale proprio in un momento delicato che stiamo vivendo proprio adesso. Che cosa rimane? La testimonianza di Antonella, perché Antonella è stata una mia alunna e quindi vuol dire che abbiamo seminato, e quando queste ragazze portano avanti attraverso gli studi, le competenze, la professionalità, quello che hanno acquisito a scuola, per noi è un successo formativo.